Nella notte i carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante, su delega della Procura della Repubblica di Catania, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 4 persone ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine trae origine il 20 febbraio scorso, quando alle prime ore dell'alba, nel cortile antistante la palazzina sita in via Toledo 51, fu ritrovato il corpo cadavere di un pescatore catanese di 55 anni, morto per un infarto fulminante. L'attività investigativa condotta dai carabinieri ha consentito non solo di ricostruire le ultime ore di vita del pescatore, che si era recato in quella palazzina per comprare della cocaina, di cui da tempo era dipendente e che ne ha provocato il malore, ma soprattutto di disvelare che al terzo piano aveva sede una vera e propria piazza di spaccio a conduzione familiare, gestita da 2 nuclei familiari, parenti fra loro, in cui gli uomini avevano il compito di vendere al dettaglio principalmente cocaina e crack, mentre le donne avevano il compito di preparare le dosi e gestire la contabilità dell'attività illecita.